Sergio, nell'atto di indagine che abbiamo fatto qualche giorno fa, tu hai fatto riferimento ad un film che hai girato all'Idroscalo di Ostia ed esattamente sul luogo dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Adesso noi lo vedremo e tu lo dovrai commentare indicando la specificità dei singoli luoghi. Io leggo. La prima domanda che io ti faccio è: quando hai girato il film e perché? Allora, il film non ricordo in grosso modo, credo dopo una decina di giorni. Lo girai perché parlai con questo pescatore che mi raccontò ciò che ha visto. E tanto è vero che lui non voleva essere ripreso, aveva paura. Allora mi raccontò quello che lui aveva visto, in base a quello che lui aveva visto, io ho filmato, ma dopo 10-15 giorni, 10 giorni, non ricordo bene, quindi tante cose le ho dimenticate perché le ho fatte. Però adesso, rivedendo, qualche cosa mi verrà in mente, sempre in base a quello che mi è stato raccontato, che il pescatore aveva visto. Tutto qui. E Che ti disse il pescatore? mo lo dico. Vedendo il film. Allora, se cominciamo. Questa. Il campetto di pallone, quell'altro là. Non era questo. Questa era una porta acchittata così. Queste cose io le ho girate sempre su suggerimento del pescatore, di quello che ha visto. Ho fatto una panoramica per vedere tutte le cose. L'entrata delle macchine erano due, come mi ha detto il pescatore, non una, ma due macchine. Ho fatto la panoramica di tutto l'idroscalo. Quindi qui è inutile che parlo. Questo che cos'era? L'entrata, l'uscita? Che cos'era Lì, questa strada? no, più avanti. Voglio vederlo perché non ricordo tutto. Questa era l'idroscalo, la vastità di tutto. Il pescatore, credo che stava dentro una casetta di quelle che stavano di qua, però non mi ha detto quale. C'era addirittura il materasso. Qui è dove si era fermata la macchina di Pasolini, che è stato preso, tirato fuori dalla macchina con quell'altra quattro persone che sono scese e l'hanno portato addosso a quella rete lì, che adesso c'è. Questa. Sì, e lì hanno cominciato a picchiarlo. È stato proprio quello che ha visto il pescatore, che vedeva, perché c'era la seconda macchina con i fari accesi, che si vedeva tutto. Questa è la rete, aspetta un momento, voglio arrivare al punto dove qui è dove è stato trovato il corpo di Pasolini, che dopo lo descrivo per chi perché. Questo è il campetto. Questa sì. Quella era il campetto di pallone che si vede, non questo, ma quello là. Pelosi l'ha descritto sto campetto di pallone. Come ha fatto a vederlo non lo so, perché quella notte del 2 non c'era la luna, non ci si vede a un metro. Lui l'ha visto perché c'erano le luci accese. Ecco, questo è quando. Come racconta Pelosi, che è passato, che è venuto via. Lì c'era anche l'altra macchina, che non credo che è stata la macchina di Pasolini a investirlo, ma l'altra macchina. Quindi guarda che giro vizioso ha dovuto fare. Il corpo di Pasolini stava qua e lui ha buttato giù il paletto. Poi ha fatto 3-4 volte marcia indietro e l'ha spostato di 4 metri. Credo, e poi è andato via l'uscita, ma non è andato via dall'uscita dove erano entrati. Qui
Quindi è volutamente per investire il corpo di Pasolini, che con le ruote avanti e dietro è stato spostato di 4 metri, perché ha buttato giù con la macchina il paletto di cemento, credo di Pettinella, come si chiamava, sì. Non ricordo. Quindi era molto difficoltoso per andare qua, è volutamente voluto, ma secondo me è stata la seconda macchina a investire il corpo di Pasolini. Questa è stata girata dopo 10 giorni, credo, e qui è stato trovato il corpo di Pasolini. Questa è sempre l'entrata da dove sono venuti. Erano due macchine. La prima era quella di Pierpaolo e la seconda era quella che con il 4 che gli andava appresso, con i 3, non lo so. Quello che ha visto il pescatore, ecco, era qui il corpo di Pasolini, lì. È stato portato lì con le manovre avanti e indietro, strascinato. E questo poi è andato via da questa parte. Queste sono dove sono state schiodate le tavolette. Qui, che l'ha detto pure Pettinella. Sì. Erano le tavolette della strada, sì, della casa Pettinella. Pettinella, non ricordo. Pettinella, come sì. E le tavolette stavano schiodate lì. Sono state strappate da qui. Ma ricordati, che fatalità, una era verde e Pelosi disse una tavoletta verde, che io la notte appresso andiamo là, non ci si vedeva, e portate i bastoni pitturati e non vedevo né quale era verde, né quello bianco, né quello rosso. Pelosi ha detto era una tavoletta, infatti la tavola di Pettinella era verde. Queste sono dove sono state strappate le cose, lo disse Pettinella, però non è stato chiamato a testimoniare. Ma è sempre la stessa tavola, dove c'era scritta la via e il nome. Ecco, la macchina era ferma lì, quella di Pasolini. Ecco, qui un'altra volta ripete la stessa sequenza della strada che può aver fatto l'investitore. Guarda, ha dovuto fare tutta una manovra proprio per investire il corpo. Ma non credo che sia stata la macchina di Pasolini, penso che era la seconda macchina che l'ha investito. Forse con l'acqua non c'era, ma le buche c'erano, quindi era molto difficile arrivare. Guarda che manovra che dovrebbe aver fatto per investire il corpo. Ecco, è stato trovato lì il corpo. Qui è dove stava il corpo di Pasolini, che ha buttato giù il palo di cemento. Qui è dove si è fermata la macchina, o le macchine. Qui è quando poteva andare via. Guarda, poteva passare da qua e andarsene. Perché è andato là? Proprio per investire il corpo. Qui c'era anche un'altra uscita da quest'altra parte. 3 uscite c'erano. Perché è andato a investire il corpo di Pasolini? Voglio farti vedere la buchetta dove è stata trovata la camicia, che l'ho firmata.
testa. Non ricordo bene perché ho fatto queste cose, le ragioni. Qui per far vedere quando è stato portato Pasolini, tirato fuori dalla macchina, quello mi ha detto 3-4 persone, è portato addosso a sta rete. Dove è stato picchiato? Qui. E c'erano quello che aveva il pescatore, che è stato tirato fuori da 4-5 persone. Dice che poi sto poverino è scappato e non l'ha visto più. Questo è il campetto dall'altra parte, quindi non poteva vederlo, in quanto che non ci si vedeva. Vedi quanta strada doveva fare. Ecco. Lì era dove ha fermato la macchina. Ho le due macchine. Peccato che non c'era il sonoro. Non ricordo bene tante cose. Vedi, c'era sempre gente a vedere. Voglio vedere che sono tutte uguali. Forse ho girato male, non lo so. Vedi quante casette, dove stava il pescatore non lo so, non me l'ha voluto dire. Io sono andato a vedere una casetta di qui e c'era un lettino col materasso, forse stava là. Ripetimi, che cosa ti disse esattamente il pescatore? E mi disse quello che aveva visto. Che cosa? In base a quello che aveva visto io ho rifirmato. Eccola l'entrata, da dove sono entrate le macchine. Da qui. Sì. Lui vide due auto o due una? Auto. Due auto vide. Il pescatore ha visto due auto, non le motociclette. Te pare che Pasolini dalla Romossia vedeva due motociclette che non seguivano e non si insospettiva, perché era tenuto, c'era bloccato nell'interno. Ma poi perché doveva andare all'idroscalo che non conosceva? Ecco, qui poteva essere l'uscita, che la macchina poteva andare via. Vedi da dove era entrato? Poteva ritornare su quella strada lì. Perché è andato lì? Per investire il corpo di Pasolini. Questa era l'altra uscita. Pasolini conosceva Ostia? Ostia, sì. E l'idroscalo? Ma non l'idroscalo. Non lo conosceva. Ma poi è talmente evidente, perché per fare l'amore, se voleva, con un ragazzo doveva andare lì? Sulla Tiburtina, che conosceva benissimo, ci sono tanti prati. Ecco, lì si era fermata la macchina. Quindi lui per andare via poteva fare questa strada qui, andassene. Capisci? Non c'era bisogno che andava lì. Perché è andato lì? Volutamente perché volevano investire questo corpo, perché già ci avevano provato prima. Mo ti faccio vedere. Ecco, questo è un bastone. Questo è dove sta, più o meno vicino, è stata trovata la camicia insanguinata di Pasolini. Che lui si è tolto, ecco lì.
dove lui si è tolto, lui scappò. Ecco, dentro questa buca, ecco, quel bastone l'ho messo io per fermare la macchina. Quando la macchina arrivò qui con i fari accesi, Pasolini aveva fatto finta di essere svenuto. Quando ha visto la macchina con i fari accesi che lo voleva investire, lì c'era la camicia. Si è alzato, questo ha visto il pescatore, ha visto sto povero uomo alzarsi e scappare, perché Pasolini ha visto la macchina che gli veniva addosso, quindi è scappato. Poi è stato ripreso, bloccato lì vicino, non so dove, vedi, c'era il grasso del sottocoppa della macchina, lì, mo si vede, qui non si vede bene, ma a occhio si vedeva. Il grasso del sottocoppa della macchina. Ecco, qui stava il corpo di Pasolini. Questo che ha raccontato il pescatore con le luci. Ha visto quest'uomo alzarsi e scappare. Però dopo non ha visto più niente. Vedi, c'era il grasso della macchina, della coppa. Che una parte si vede bene, che purtroppo erano passati 10 giorni, 10-12, quello del grasso della macchina che poi si vede bene, la macchina che doveva investirlo la prima volta, perché pensavano che noi partiamo e lo investiamo, e invece Pasolini è scappato quando ha visto, è corso, l'hanno bloccato poi lì. Forse con un calcio al vanzopente, non lo so, bastonato, e lì veramente era finita. È partita quell'altra macchina che è andata a investirlo, avanti e indietro, non credo 2 volte, credo molte volte di più. Ecco, quella era la camicia di Pasolini, l'ho messa io. Queste sono le tracce delle gomme, ma non si vedono più bene. Col grasso del sottocoppa. Ecco, questa è l'entrata. Da dove il pescatore mi ha raccontato che ha visto queste macchine che venivano da qui. L'entrata. È inutile che entrano dall'altra parte. Le macchine sono entrate da qui. E lì si sono bloccate. Erano 2 macchine. Lì è stato preso Pasolini da un lato dell'altra macchina e tirato fuori. E hanno cominciato a picchiare addosso alla rete. Vedi quanta strada doveva fare per essere investito? Guarda. Guarda quanta strada c'era. Il corpo di Pasolini stava addosso a Pettinella, non stava lì dove hanno fatto adesso, lì dove l'hanno trovato. Guarda quante uscite c'aveva. No, doveva essere massacrato. Il corpo è stato trovato lì, ma in verità stava qui, dove sta sto palo di cemento, che erano 4-5 metri, credo, 4 metri e mezzo. Ma guarda che manovra che hanno dovuto fare. Ecco, qui ha buttato giù il palo di cemento, che infatti stava a terra, che hanno reclamato pure. I proprietari hanno reclamato. E quindi, dopo il fatto che poteva andare via con le macchine, non lo so, questo purtroppo il pescatore non lo sapeva, non l'ha visto più. Io ho girato le possibili uscite che c'erano, perché stavo si era investito. Ecco, potevano uscire da dove sono entrati, vedi? Ecco, tutto là, capisci? Non so se. Noi consegniamo questo documento al giudice perché è un atto importante, è Sufficiente. atto importante. Speriamo che sia Io ho utile. girato. Sai che ho dimenticato tante cose che mi ha detto il pescatore perché l'ho girate, ma mi ricordo una cosa,
che vede dopo la rete che sono scesi, dice, erano tanti, 4, 5, l'hanno tirato fuori, hanno cominciato, perché allora c'erano le fari accese, si vedeva, l'hanno cominciato a bastonare. Sono scappato, l'hanno ripreso al punto dove l'hanno seguitato, lui dice strillava, strillava, sentivo i suoi gridi. Poi Pasolini a quel punto ha fatto finta di essere finito, sono spariti questi. Allora Pasolini si è tolto la camicia e si è asciugato tutto. Poi improvvisamente, questo è il racconto del pescatore, questa macchina è partita, una delle due macchine è partita, è andata lì, ha illuminato e ha visto sto povero uomo alzarsi e scappare. L'hanno inseguito a piedi e lì dove l'hanno bloccato non lo so dove. Non lo so. Un altro testimone mi ha raccontato che era arrivato fino alla fontanella, però non vuole testimoniare. Stranamente c'era tanta gente e non vuole testimoniare, bisogna che ci riparlo. Però loro non chiameranno mai, come non hanno chiamato mai una fidanzata di Pelosi che gli disse: Pino, quanto è bello questo anello, perché non me lo fai provare? Pelosi ci provò e non è riuscito a toglierselo, non è stata chiamata a testimoniare. Un'altra cosa, prima che arrivassero i carabinieri c'erano almeno 20 persone curiose che erano vicino al corpo di Pasolini, che non sapevano chi era questo, e nessuno ha visto questo anello. Ti pare? Stanello, un bambino mi ha detto che vennero da Roma e cacciarono via tutti. Dopo venne un carabiniere e gli disse: ecco l'anello. Capisci? Pelosi che si lava le mani e non se ne accorge che non c'è l'anello. Lo dice dopo. Perché lo dice dopo? Perché l'anello gli è stato tolto, perché ci voleva una prova che era stato lui. E Pelosi è stato portato in bocca a quella polizia che doveva fermarlo, doveva bloccarlo. Pelosi, per scappare, ha intruppato un paletto della fermata dell'auto, che io l'ho visto, l'ho pure filmato perché non ce l'ho più, che l'ha contorto. Tant'è vero che l'agotra, non so come, chiese rimborso spese e non so che cosa. Non è vero il marciapiede, è lì che Pelosi ha sbattuto la testa, capisci? Vabbè, talmente evidente, poi c'è tutto il libro, tutte le deposizioni di Pelosi, ma è quella cosa importante, che Pelosi dopo ha testimoniato ogni dei da tutti quelli, hanno cambiato sempre versione, sul suggerimento dell'avvocato, quell'infame come si chiama? Sul suggerimento di loro, ha capito? Hanno cambiato sempre. Senti, ultima cosa, spiegami perché è assurdo il percorso della strada fatta della Porto Empedocle. Perché per te è un percorso assurdo? Pasolini ha preso la Cristoforo Colombo, come si chiama, non so, via, per andare ad Ostia, perché doveva andare sul suggerimento di Pelosi a ritirare questo materiale, non so, sulla via Ostiense. Quindi se Pasolini doveva andare all'Etroscala, che non sarebbe mai andato, non doveva fare 140 chilometri, andare, rivenire, sono 100, l'ho misurato, prendeva le via del mare. No, Pelosi ha descritto benissimo la via Ostiense, alberata, stretta, con dei reticolati, quella è la via Ostiense. E quindi non lo so a che punto è stato preso Pasolini, bloccato e spostato e non ha potuto reagire. Sono montati in due, tre, uno ha portato la macchina con Pasolini fermo, non so, e l'hanno portato all'idroscalo. La via Ostiense, penso, io non sapevo che si chiamasse la via Ostiense,
Pelosi l'ha descritta bene, la bioscienza, come ha descritto bene la fontanella dove si è fermato, dando il nome della via della fontanella e il nome della piazza, il nome della piazza e della strada. Oddio, ma loro la conosceva, sapeva, conosceva Ostia, sapeva se doveva rifare tutte le possibili uscite. E perché andava a corsa? Perché però si è andato a corsa e non ha ripreso la via Ostienza o la via del mare? Perché è andato là? Perché è stato portato dall'altra macchina da inseguirlo. E poi un poliziotto ha confermato, sempre sul giornale, che la macchina l'aveva danneggiata lui per parcheggiarla. No, l'aveva parcheggiata quando ha buttato giù il paletto di cemento e quando ha buttato giù la fermata dell'auto. Lì è stata parcheggiata. No, il poliziotto ha detto, carabiniere, non so, poliziotto, per parcheggiarla l'ho rovinata io. No, io penso che a investirlo è stata l'altra macchina, non quella di Pasolini. Purtroppo non posso dimostrarlo, lo immagino, perché questo ha visto una macchina che voleva investirlo. Pasolini a quel punto ha visto i fari che andavano, si è alzato e scappato, capisci? E loro l'hanno inseguito a piedi e poi non ha visto più niente. Va bene, io credo che sia sufficiente. Ma Sergio, tutto questo materiale lo daremo ai giudici. Speriamo che da quanto tu hai detto possa, tante cose ci sono, possiamo arrivare a qualche verità. Peccato che non ho girato tutte le possibili uscite, peccato, perché ero ancora traumatizzato da questa cosa, quindi quello mi raccontava, io ci soffrivo. Non ero, capisci, libero di fare come volevo. Adesso, se ci fosse, lo farei e gli farei vedere quante possibili uscite c'erano e quante possibilità c'erano di ritornare a Roma. Non c'era bisogno che andava sulla Cristoforo Colombo. Perché? Se non conosceva la zona, perché andava?